tutti ragazzi e ben ritrovati a questo mio nuovo Winnerbo Blog. Un saluto da parte di Macuperio che ancora una volta vi dà un ben ritrovati a questo mio nuovo Winnerbo Blog. Oggi di cosa voglio parlarvi ragazzi? Allora, alcuni giorni fa mi è stato richiesto se riuscivo a inserire un soggetto in una foto di vecchia data, ossia prendere un soggetto da una foto e tramite un fotomontaggio inserirlo in un'altra foto. Ho pensato un pochettino che programmi o che software potessi utilizzare col Mac per poter fare questo e mi sono reso conto che fondamentalmente il passaggio è abbastanza semplice. Quindi oggi andremo a vedere con ArtText e con Anteprima come poter creare questa foto, questo inserimento di oppure questo fotomontaggio, chiamatelo come volete, su questa foto. Io casualmente ora ho preso uno scaricato una foto da internet, che è una foto anche abbastanza simpatica e carina, comunque sia è una foto in cartone, quindi prendetela così come vi viene. L'effetto che sicuramente avrete una volta fatto questa procedura su una foto normale è molto ma molto più accettabile. Quindi cosa facciamo? Quest'oggi andremo, in questo caso comunque sia, a ritagliare questa bambina e inserire e creare la stessa identica foto però con due bambine. Capito? Ok. Per prima cosa vado a duplicarmi la foto che ho scaricato. Quindi duplica, come vedete, e poi la vado a rinominare. Ecco qua, facciamo CCC. Dopodiché, con Anteprima, vado a aprire la foto, uso lo strumento Laccio Smart per poter ritagliare questa bambina, questa porzione di questa foto che mi interessa. Quindi andiamo a ritagliare. Aspettate un attimo, devo selezionare. Ecco qua, Laccio Smart. Andiamo. Non serve che siate proprio precisi, e poi vi spiegherò anche il motivo. L'importante è che riuscite a farci star dentro la bambina, senza tagliargli un braccio, la testa, per il resto potete stare anche abbastanza tranquilli. Anche perché, ripeto, questa foto adesso andremo a renderla ancora più utilizzabile. Così, guardate, eccola qua. Come vedete abbiamo ritagliato la porzione di foto, dopodiché con strumenti andiamo a ritagliarla e come vedete abbiamo ritagliato la foto, la registriamo e adesso abbiamo la nostra bambina. Ora ci sono queste sbavature, ma comunque sia, se siete un pochettino più precisi riuscirete anche a cancellarle. Bene, detto questo, cosa facciamo? Riapriamo con Anteprima la bambina, cioè la foto che abbiamo ritagliato. In questo caso usiamo lo strumento Alpha istantaneo. Prima apriamo una nuova cartella. Andiamo a cancellare lo sfondo, quindi selezionando, poi cancellando con C. E poi andiamo a salvarla. Ecco qua, registra col nome. Possiamo lasciare così, registra, è ok. Come vedete, questa è quella che ci interessa. Ok, questa la possiamo anche eliminare e questa è quella che è con lo sfondo trasparente. Ora, cosa ci serve? Ci serve IMG2ICNS, ok? E ci serve questa proprio per cercare di spostare, cioè di creare un'immagine in formato ICNS. Infatti qua noi clicchiamo, la mettiamo sulla cartella che abbiamo creato poco fa, questo possiamo anche cancellarla e la spostiamo. E come vedete qua dentro abbiamo la nostra immagine ICNS. Ok? Bene, detto questo cosa facciamo? Chiudiamo i nostri due programmi che non ci servono più e andiamo a aprire ArtText. Ecco qua, facciamo News. Qua il formato, poi scegliete il formato che volete. Io adesso ho messo un 2560x1440, gli do ok. Cosa facciamo? Andiamo a prenderci la nostra immagine che ci interessa, quindi
aggiungi l'immagine, prendiamo logicamente lo sfondo della famiglia qui, questo possiamo anche eliminarlo che non ci interessa, la portiamo tramite una geometria a piena pagina, cerchiamo ecco, di accentrarla il più possibile, ecco qua. Scusate la mia voce, ma sono praticamente una settimana che sono raffreddato. La Scottex starà ringraziando questo, visto che ho consumato tonnellate di fazzoletti. Ok, come vedete, cioè questo è solo, ragazzi, ripeto, una prova. Poi logicamente l'immagine, questa è anche un formato un pochettino no, piccolo, quindi un po' distorce. Cosa facciamo? Andiamo a prenderci anche la nostra bambina che abbiamo ritagliato e come vedete la possiamo posizionare ingrandendola anche come vogliamo. Ecco qua. Andiamo un altro pochino. Come avete visto, diciamo, ora la famiglia non sono più 4 ma sono 5 persone. Ripeto, ora ho usato questo, diciamo, questa foto, diciamo che non risulta bene, ma comunque sia, l'effetto che si ha in una foto reale, diciamo, è più accettabile. Poi logicamente, una volta fatto questo, potete esportare. Possiamo anche chiudere. Come vedete, ora avete, diciamo, una famiglia composta da 4 unità e non più da, cioè da 5 unità e non più da 4. Questo è, diciamo, il procedimento che si può utilizzare per poter creare, diciamo, un fotomontaggio in una foto. Quindi senza nessun software aggiuntivo, è una procedura alquanto semplice e quant'altro. Se diciamo vi è piaciuto questo video potete commentare o se magari volete darmi qualche consiglio potete farlo tranquillamente. Detto questo, Mago Pirio cosa fa? Va a ringraziare le ultime persone che si sono iscritte. Uno è Jean-Dore e Tenente Dun. Uno è Mr. Matti 0010. Poi vado a ringraziare Simon Casci, pardon, Mr. Knight 84, Mega X65, Apple Chris Tutorial WinMac, Raffaele 2521, Mr. The Fisherman 72, Anache LD Project. Vi chiedo scusa ragazzi. Sibertian 95 e X Olli Enzo X. Questo se quest'oggi se, 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 Cristo, se è iscritto quest'oggi. Bene, detto questo, ragazzi, Marco Perio vi saluta e vi rinnova l'appuntamento al prossimo WinApple Blog. Niente, per qualsiasi cosa potete commentare questo video. Se vi è piaciuto, mettete il pollice in su se l'avete trovato utile. Vi rinnovo l'appuntamento al prossimo WinApple Blog. Gli argomenti sono tanti, il tempo purtroppo anche la salute in questo periodo non è a mio favore, ma comunque sia spero di ritornare presto in forma. Alla prossima. E come sempre, ragazzi, vi lascio scritto qua cosa. Ciao.